Meraviglioso. Venite a vedere, entrate, è l'ora del quiz. Stasera si gioca. Che c'è nell'armadio? Pronti? E i concorrenti sono tu e tu. Che dite? Giocate, non giocate? Che fate? Ovvio che giochiamo! Ok. E il primo di fantasmico di oggi è segreto. Comincia il gioco. Scegliete l'armadio che ritenete giusto e fate sogno. Cosa c'è negli armadi? Avete visto anche voi? Era un criceto e somigliava vagamente al criceto fidanzato, la fidanzata di quel tizio che la stava cercando. Aiuto, Congratulazioni, ce l'avete fatta, avete vinto primo fantasmico. Per ora è tutto, alla prossima. Non capisco, cosa succede? Ah, dove sei andata? E poi mi sono trovata nell'armadio. Ehi, un attimo, ti sei preoccupato? Dimmi, eri spaventato? Allora finalmente hai fatto caso a me. Tehi, sono felice. Felice! Altri amori salvati! Ta-da-da! La coppia ha confermato l'amore reciproco. Yeah! Stavo tenendo il cuore in mano. Vabbè, sai, io penso sempre a te. Ora lo... ora so. Non lo so, capire. Oh, stavo stiracchiando un attimo, scusate. Hai imparato? Ora so. Sul serio? Come? Non piangere. Sono felice. Ah, mi è andata una cacca. Ti prego, non piangere. Che dolci, fanno una bella coppia. Vero, Amtaro? E che? Ok. Ora possiamo finalmente andare avanti, allora. Salissu! Bip! Torniamo al secondo piano, anzi al terzo piano. A vedere che bisogna fare con quell'ascensore. Comunque, ve lo spiego subito. Quello è un ascensore di schede di schede d'oro. Bisogna appunto ottenere una scheda d'oro tramite un minigioco. Già. E il minigioco in questione è questo dentro questa porta. Hamha! Facciamo una gara di Falindo. Che idea brillante. Falindo, tutte e quattro le piastrelle finché non splendono e vincere un premio fantasmico. Non lasciatevi scappare l'occasione. Il premio è una cosa che tutti le vogliono. Una scheda d'oro. Eccola qua. Ditemi subito, giocate o non giocate? Ditemi, giochiamo, ovvio. Dobbiamo andare avanti. È semplice. Vai vai alle casse per impedire ai fantasmi di scendere oltre la zona rossa. Nel frattempo dovete pulire le quattro piastrelle. Bene, cominciamo! Ghost time! Ok. Questo minigioco si può fare in vari modi. Io preferisco un modo speciale, ossia prima pulire la piastra quella là, poi spingere tutte e tre le casse. Così non ci sono problemi. Correre qui, pulire questa piastra là qua. Ancora una volta. Anche questa, una volta, anzi due volte ce la facciamo. Poi vai vai un'altra volta tutte e tre le casse. Anche se non ho capito come delle casse si rompano oppure i fantasmi vengono sconfitti da delle casse, però. E abbiamo fatto, dai, quasi. Falindo! Falindo Maxima! Ta-ta-ta! Congratulazioni, un bel lavoro, le piastrelle scintillano. Ecco il premio, una scheda d'oro. Abbiamo ottenuto una scheda d'oro. A dopo, mi raccomando. Ok, abbiamo fatto. Ora bisogna semplicemente parlargli un attimo. Questi qua che stanno davanti all'ascensore. Amma! Non funziona, non si apre. Forse ci serve una scheda. Puoi farcela, certo. Prova ancora. Ah, hai ragione, riprovo. Ah! Ma. No, non va. Forse serve davvero una scheda. Forse hai ragione. Vediamo se riusciamo a trovarne una. Va bene, andiamo. Abbiamo fatto, perfetto. Ora di lì c'è un'altra cosa che vedremo più là nel gioco perché ci serve una manciata specifica che otterremo qui casualmente nel quarto piano. Quindi andiamo avanti. Cioè non so se verrà lunga questa parte. Voglio questo seme di girasole, non lo so perché lo voglio. Perché mi sta rompendo le scatole. Ok.
Questa è l'uscita nel caso volete uscire prima. Mamma mia. Come? Come? Cosa? Ah, la melodia è l'uscita da Amskolt. No. Comunque, questa melodia, adesso vi farò vedere una cosa speciale che alcuni non hanno ancora, cioè chi ha finito il gioco ovviamente già lo saprà. Però non, io ci sono arrivato tipo quando ero al livello finale, che c'era una cosa qui. Mi chiedo dove venga la musica, proprio come piace a me, spettrale e misteriosa. Amtaro è sparito, risolto. Ok, comunque qui. Vai, vai. Ok. Che strano, non c'è nessuno. Sentivo un piano suonare poco fa. Un piano che suona in una stanza vuota. Oh, che stanza da brivido. Ok. Ora, qui mi raccomando, controllate, mi raccomando, delle cose, tre cose in particolare. Sì, aperta, sì. Ora, leggete un attimo questa libreria. Dietro ci sono spartiti di uno di Beethoven, chiaro di luna. Gli altri titoli sono illeggibili. Mi raccomando, ricordatevi, Beethoven, chiaro di luna. Bon. Ma sai, non so suonare il piano. Ah, magari qualcuno me lo insegnasse. Te lo insegno. Eh? Amtaro, hai parlato? Devo avere le allucinazioni. Te lo insegno. Ah, un fantasma! Il piano, vuoi che ti insegni a suonarlo? Ma certo, sarebbe fantastico. Va bene, ma solo se risponderete alle mie domande correttamente. Che fate? Volete rispondere? Ovvio! Sic! Citofono, però non posso andare perché sto registrando. Allora una domanda. Devo starnutire. Sarà una busana al citofono, però io non posso rispondere. Anzi, facciamo una cosa, vado a rispondere che sennò qua c'era un casino. Aspettate un secondo. Ok, scusatemi. Comunque, chi ha composto questa canzone? Beethoven. Corretto. Inclusa questa. Quante domande vi ho fatto in questo quiz? Due. Corretto. In questa plim plon, che strumento suona? Le nacchere suonano. Il piano. Che meraviglia, ce l'avete fatta. Tutte le risposte erano esatte. Yeah! Abbiamo ottenuto chiaro di luna. Ta-ta. Prova a ballare. Wow. Ok. Prima voglio finire proprio la storia di Villaboo e poi voglio fare gli ammolti a salvare il resto. Quindi siamo a posto, dai. It's a ghost. Eh? Amtaro, ho visto una cosa strana. Ci sta qualcosa dall'altra parte del muro? Vi ricordate quella cosa che non so che in questa sessione di registrazione ho fatto vedere, dannazione. Quella del muro crepato? Rotak. Ah, come c'era scritto, darsi un po'. Rotak. Yeah. Bambole spettrali. Benvenuti al quiz finale. La coppia che supera questo quiz finale vince un premio fantasmico. Credo che tutti vogliate averlo tra le zampe. Che ne dite? Pensate a rifarcela? Certo, altrimenti non saremmo arrivati fin qui, no? Capisco. A dire il vero, Transform è la mia specialità. E questo quiz è perfetto per esibire le mie qualità, appunto. Dovete rispondere alle mie domande con un sì o un no. Se le indovinate tutte, vincete. Ci sono tre domande. Buona fortuna. Le domande sono... Glici ti nascono dalle uova? No. Risposta esatta. Ora cambio voce, non vi preoccupate. Questa cioccolata fa bene ai criceti. Allora, io non ho mai dato la cioccolata al mio criceto. Però non penso che gli faccia bene. Risposta esatta. Quando li crescono, i criceti diventano conigli. Ovvio che no. Comunque, altre domande sono... tipo... I semi di girasole fanno bene ai criceti, eccetera, eccetera. Tipo cose scontate. Congratulazioni, ti indovina tutto, incredibile. Siete la prima coppia che supera il quiz finale. Mi meraviglio.
Cioè vuol dire che le altre coppie non sapevano rispondere a se i criceti erano nate delle uova. Ma, sapete, la notte aspettare è stata un'idea mia. Vi è piaciuta? Sì, vi siete divertiti? Volevo solo far sapere a tutti che i fantasmi sono buoni intrattenitori. Amano avere ospiti. Fatemelo dire, è stato duro organizzare tutto. Ora basta! Eh? Cosa? Avete detto qualcosa? Certe cose non serve dirle. Pft. Dov'è? Lì su! Antara, Birbo, quell'impostore! Buahahaha! Siete così distratti. Pft. Non vi siete neanche accorti che vi stavo seguendo tutto il tempo. Pft. Ok. Allora, questo premio fantasmico, dammelo, non esitare. Pft. Ciò che non è loro è mio. Beh, eh? Ciò che non è mio è lo stesso mio. Pft. Tu non puoi averlo, non sei una coppia. Bla bla, non capisci, ciò che non è mio. Ma il premio fantasmico è solo la soddisfazione di aver lavorato insieme per arrivare alla fine. Quindi capisci, ecco la cosa fantasmica. Intendo dire che se una coppia arriva a questo punto ha già vinto il premio più importante. Buona cosa! Incredibile, che imbroglio. Tutti questi intrighi per niente, non merito, non mi merito questo. È così, non fantasmico. Non volevo arrivare a tanto, ma non ho altra scelta. To! Wow, basta, aiuto! Tu, bugiardo! È terribile, Antara, facciamo qualcosa. Facile da dirsi, non possiamo muoverci. Che guaiuto! Però possiamo transform! Transform, che grande idea! Che te ne pare? Non mi spaventano i fantasmi. Sconfitto. Però abbiamo imparato piacino. Piacino. Giusto, ora ci provo. Miau. Ah, è un gatto. Aiuto. Stanno urlando di là, non vi preoccupate. Fiu, ci sono riuscito, ma dove sono finiti? Oh, scusate, mi dispiace. Ok, alla mia ora va meglio. Fiu, grazie della vostra idea mi sono salvato. Come pensavo, voi avete già una cosa fantasmica. È valsa la pena organizzare tutto per vedervi all'opera. Ora lo so. Voglio rifare tutto per aiutare le altre coppie. Vado a prepararmi per dare il benvenuto alla prossima coppia. Ah sì, per ringraziare vi do questi. Da 5 sassi, non che ci servano tanto. Sono tutti quanti diamanti. Perché credo che sono tutti quanti diamanti, lo vedrete nelle prossime parti. Comunque dai, devo sbrigarmi perché devo ancora far vedere tipo 3-4 amori da salvare. Ok. Innanzitutto non uscite qui se volete salvare altri amori, appunto. Più che altro fate salire su e scendete al terzo piano per fare delle cose. È un'ora verde questo... Ah, ma piano, che se ne frega. Comunque, entrando qui... Intanto si scivola su qua. Se correte. Perché c'è un... Ah, adesso ve lo faccio vedere. Tutto bene, chissà se c'è qualcosa sotto il tappeto, c'è qualcosa. Qua sotto, infatti, facendoti tiro. Titto! Il tappeto si tirerà. E ci sono semi di girasole, ma non ci interessa a noi. Che quadro triste. Vedi Ham... Oh, che ritratto triste, non so, ma mettete in stessa solo a guardarlo. Sniff, sniff. Amtar, hai parlato? E che? Deve avere le allucinazioni. Ok, ora Hamsco... Non vedi Ham, ho sbagliato, scusate. Dicevo, Hamscolt. Ne sono sicura, c'è qualcuno che piange. Sniff, sniff. Si è staccata dal quadro. Un fantasma! Sniff, sniff. Il mio bambino andava a giocare e non è tornato. Sniff, sniff. Oh, ma allora piangi per questo? Gli ho detto di non allontanarsi, ma è sparito subito. Ha sempre detto di voler vedere gli Amranger. Aver dovuto portarlo a vederli. Sniff, sniff. Voglio trovare suo figlio, Antaro. Ok. Non posso fare a meno di pensare che sia andato via da solo. Ok, dentro andiamo a salvare un altro amore. Anzi, un altro paio di amori. Ne salveremo tre, tipo, adesso. Vi ricordate che quando siamo andati ad Ham Park, le montagne russe, magari anche, non lo so, il fantasma che c'era sulle montagne russe? Non so se ve lo ricordate, io me lo ricordo. Comunque quello è suo figlio, tanto per dire. E perché sono venuto qui al secondo piano?
Per liberare una pun... Per liberare, per... salvare un altro amore. Che più che amore è amicizia, comunque. Oh, Amtaro, Biju, appena in tempo. Da Merine nei guai. È rinchiuso in una bara. È buio, stiletta, è spaventosa. Non si apre, avete qualche idea? Che problema? È buio, stiletta, è spaventosa. Da Merino, non disperare, non me ne vado, non ti lascio solo. Ah, grazie, Tricky. È buio, stiletta, è spaventosa. Dovrei trovare un modo per aprirla. Ok. L'unico modo per aprirla è suonare il pianoforte. Ah, alcuni mi hanno chiesto una cosa. Cioè, nessuno me l'ha chiesto, perché queste guide è tutta quanta pre-registrata. Nel senso, non, tipo, quando avrò finito di fare l'ultima parte, forse la caricherò. Ma è molto improbabile. Comunque, wow, si è aperta. Phew. Ero sicuro che sarei rimasto dentro per sempre. Non ti si può lasciare solo. Dici? Io non posso lasciare. Io non posso. Non ti posso lasciare solo. Stavo cercando una corda per aiutare qualcuno che era caduto in una botola. Che ti sembra che sia caduto in una botola? Ma davvero? Certo. Damerino, Tricky. No, prego, dopo di te. Cosa? Perché? Vai pure, grazie. Siamo debitori a vicenda. Comunque una cosa. Probabilmente qualcuno mi aveva chiesto, o se non me l'ha chiesto, lo dico adesso. Il fatto delle gemme e dei sassi. Ok, dato che serviranno per una quest che... per salvare un altro amore che tipo sarà l'ultimo amore del gioco. Yeah. No. Dicevo, dato che serviranno per svolgere una quest appunto adesso, cioè dopo un bel po', vi farò vedere a che serviranno i sassi e le gemme. Comunque sappiate che ve lo farò vedere. Non vi preoccupate. Hai imparato tutt'uno. Lo puoi dire, da ora in poi saremo sempre una squadra. Basta che non ti metti in testa di rinchiuderti da qualche altra parte. Tricky, tu sei attento alle botole. Ah, perché dico botule? Ma, Amtaro, Biju, grazie molte. Torniamo tutti al lavoro di squadra. Non ci sconfiggerete. Vi abbiamo già battuti, sai. Il primo fantasma è quello di arrivare in cima. Tutto finisce quel che... Tutto bene quel che finisce bene, credo. Ok. Quindi direi che ora... Sì, abbiamo finito qua. Possiamo anche tornare al primo piano, tanto si va prima qua. Bip. Comunque una cosa, vi ricordate che nella parte precedente c'era il fatto di Baia Rosa e il disco arancio? Non potete continuare quella a fare i ballerini, insomma. Per il semplice motivo, adesso vi faccio vedere una cosa. Lì abbiamo finito di prendere tutte quante le amchat. Per questo il coso gira. Comunque andiamo ad Ampark un attimo. Non lo so cosa dicevo, quindi mi dispiace, mi sono dimenticato. Ora so. È vero, ora so. Potrebbe essere qui. Seguiamolo, magari risolviamo qualche altro amore. Ah no, altri tre amori risolviamo, che cavolo sto dicendo? Questa sessione di registrazione è proprio terribile. Comunque, wahoo! Wow. E ritorna. La freccia non freccia argento, freccia d'oro. Bentornati, stare attenti. Vabbè, ora chiede una cosa. Oh, che divertimento, posso tornare indietro e fare un altro giro? Di nuovo, che posso dire? Va bene, per l'ultima volta. Per Bacco, yeah. Yeah. Ok. Anch'io voglio fare un giro possibilmente, posso? Salite, entrate alle montagne russe, il brivido garantito già ve l'ho fatto vedere, quindi andiamo avanti. Bene, mettetevi là, e adesso... Si va! La cosa bella è che se non avete imparato si va, non so se potete entrarci qui dentro, perché io non lo so, oppure lo fate. Perché bene o male... Allora, si va, io l'ho sempre imparato, quella Amchat là, viaggiare. Però, non... Cosa succede se voi non imparate si va? E arrivate qui. Perché bene o male mi sembra che non vi serve. Per tipo fine qua, non vi serve. Quindi cosa fate? Fate il suono del si va senza sapere la parola? Non lo so questo. Comunque,
Il fantasma se ne va e abbiamo finito il giro. Toto, 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 toto. Bentornati, non è stato più il bel giro della vostra vita? Già ve l'ho fatto vedere. Ok, anche noi scendiamo giù, ovviamente. Ora, se volete potete fargli rifare a questo cricciolo qua il giro. Il giro, scusate. Il giro delle montagne russe. Però è meglio fargli dovebo e sbrigarsi. Dovebo, più che altro. Ah, già, il portafogli. Dovrei cercare il portafogli. Facile a dirsi, ma qui non c'è. Aspetta, forse l'ho lasciato laggiù. Sì, forse. Ok. E che? Dai che devo salvare altri tre amori. Mamma mia. Tigro sta ancora là, che sospira perché non ha trovato ragazze. Quella sta ancora alla seduta. Ecco qua. Eccolo qui. Hamha. Sono sfinito. Questo è l'unico posto dove non ho cercato. Fatti trovare. Se finisce come al solito dentro i portafogli, mia moglie sarà furiosa. Ah, ora so. Ta ta ta. Aspetta, qui ho fatto una cosa per mio figlio. Ma cosa? Mi ha creduto il portafogli prima, ma... Una farfalla. Se non vi ricordate, quel bambino lì aveva una farfalla blu. Quindi hamha alla farfalla per farla volare via. Anche se era una sola, si è sdoppiata, comunque. Perbacco, è vero. Ma sì, qui ho preso la farfalla per mio figlio. Fiu, meno male. Perbacco, eccolo, l'ho trovato. Grazie a voi ho potuto raso. Grazie tante. Andiamo anche noi a vedere che succede, dai. Tu sei ancora incazzata. Dai. Ora parliamo e... Ah, se non so cosa... Bla 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 bla. Grazie papà, sei mi fido. Mi fido. Non lo so come si legge. Mi fido. Io lo leggo, mi fido, mi leggo. Lo leggo. Ta-na-na. Ta-na-na. Hai imparato mi fido? Dici davvero? Ah, sono veramente mi fido. Che? Cosa? Ma va. Hai fatto solo il tuo dovere. Oh, sì. Ma hai fatto il tuo meglio per trovarlo. Da parte tua è stato veramente un grande sforzo. Ah, dici? Wow, mi metti in imbarazzi. Io penso che quel cuore sia così alto perché riunisci tutta quanta la famiglia. Però poi non lo so. Poi magari sono io che mi immagino male. Ta-na-na! L'amore familiare in qualche modo è tornato com'era. Infatti quel cuore racchiude l'amore tra tutti e tre. Yeah. Ok, abbiamo fatto. Adesso ovviamente altri amori da salvare. Questa sessione di registrazione sta durando un po' troppo. Comunque, sti cavoli.